Oggi vi portiamo a spasso in un bel posto, un posto che ci riguarda, fa parte di ognuno di noi, o meglio, è bene che ognuno di noi ne abbia uno. Stiamo parlando niente meno del fegato, che se funziona va tutto bene, ma se non funziona o non siamo bravi a farlo funzionare come a lui piace, andiamo ovviamente incontro a rischi molto alti, però ci si arriva per gradi. Ora andremo a fare questo viaggio, ovviamente con un esperto, del tema, un patologo che è venuto a trovarmi, il dottor Antonio Liguori. Dottore, benvenuto. Grazie, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito. Allora, questo fegato, no, ci serve per forza, talmente Assolutamente. tanto che si riproduce pure da solo a un certo punto, ma se non lo trattiamo bene, andiamo incontro a brutte batoste. Sì, il fegato è un organo da questo punto di vista molto particolare perché senza fegato non riusciamo a sopravvivere. Uno senza i reni magari fa dialisi, però il fegato è un organo fondamentale che ha all'interno del nostro organismo tantissimi ruoli, molti dei quali magari ancora non li conosciamo, e quindi una malattia di fegato può essere un problema, soprattutto a lungo termine. Quindi riconoscerla precocemente e trattarla è fondamentale. Esatto, ora noi sappiamo a livello statistico che un quarto della popolazione italiana è affetta da, diciamo, una patologia che può o meno essere pericolosa. Sì, parliamo del fegato grasso, della steatosi epatica, è sicuramente la patologia più comune nel fegato epatica a livello mondiale, e questo si ripercuote anche a livello italiano. È una patologia che è caratterizzata da un accumulo di trigliceridi, quindi di grassi all'interno delle cellule del fegato, degli epatociti, e che può rappresentare un motivo di infiammazione e di danno cronico al fegato. Veramente così frequente? Sì, è veramente così frequente, però fortunatamente solo una minima parte di questa popolazione, quindi del quarto della popolazione generale, poi ha dei problemi di salute importanti derivanti dal grasso in eccesso nel fegato, È ecco. vero, però questo non deve far pensare che allora va bene, cioè No. comunque il fegato grasso non è una condizione che fa bene, primo perché è preludio di altre cose che possono Sì, sp accadere. spesso è un campanello di allarme, cioè ci fa capire che il paziente o la persona con il fegato grasso magari ha delle abitudini di vita, in termini soprattutto di alimentazione o di stile di vita in generale, che potrebbe un pochino migliorare per cercare di magari ridurre un pochino il peso corporeo per chi è un po' in sovrappeso, ma soprattutto migliorare la salute del fegato e dell'organismo in generale. Esatto, e ovvio, perché poi sono le raccomandazioni su ogni ambito, che migliorare insomma, la propria salute vuol dire sicuramente stare un tantino attenti all'alimentazione, così come al movimento di tipo aerobico. Certo, perché chiaramente l'accumulo di grasso nel fegato dipende soprattutto dalla quantità di carboidrati che noi mangiamo, perché pensate che il fegato praticamente nel momento in cui i carboidrati assunti in eccesso dal nostro organismo devono essere conservati da qualche parte perché non vengono utilizzati, è il fegato che li trasforma in trigliceridi per l'appunto e vengono accumulati. Questo accumulo, quando diventa eccessivo, può rappresentare una fonte di infiammazione per il fegato, e l'infiammazione è un rischio di patologia progressiva, quella che si chiama steatoepatite, e poi fibrosi epatica, fino addirittura alla cirrosi epatica. Questo chiaramente non succede in tutti i pazienti, ma essendo una patologia silente, quindi non ci si accorge di avere questa patologia, non si hanno particolari sintomi se non, sa, la stanchezza, oppure alcuni pazienti lamentano un po' di senso di peso sulla destra, Certo. perché il fegato chiaramente grasso è un fegato che si ingrandisce come dimensioni. Rischiamo Vedi il di, foie esatto, gras. rischiamo di accorgerci tardi di una patologia progressiva. Invece, identificare precocemente chi tra le persone e i pazienti che hanno il fegato grasso è a rischio di questa progressione che raccontavo, sicuramente facciamo del bene ai pazienti e cerchiamo di evitare di raggiungere delle patologie difficilmente reversibili, come la cirrosi epatica. Esatto, perché sicuramente ci sono tanti altri fattori che incidono nello sviluppare una cirrosi epatica, però se un quarto della popolazione ha il fegato grasso vuol dire che siamo un po', come dire, affetti da cattive abitudini. E purtroppo le abitudini sono la cosa più difficile da cambiare, quindi
arrivare a vedere o capire di avere appunto grasso nel fegato prima che questo si trasformi in qualcosa di peggio, deve subito far certo. muovere il paziente nel seguire buoni consigli. Ma noi sappiamo che il paziente è il peggior alleato di se stesso da questo punto sì, di vista. Sì, però io penso che un paziente ben informato sui rischi che può incorrere nel corso del tempo e soprattutto un paziente seguito nei suoi sviluppi e nei risultati che possa ottenere è un paziente che si sente più motivato. Per cui è fondamentale la presa in carico del paziente a maggior rischio sia da un punto di vista nutrizionale, quindi da parte dei nutrizionisti o dei dietologi, e talvolta anche da un punto di vista, diciamo, psicologico nei certo. pazienti che hanno bisogno magari di un supporto maggiore, e il paziente deve vedere i risultati, perché altrimenti la consistenza, cioè il mantenimento dello stile di vita, poi diventa più difficile. Beh, quindi certo. non è una singola valutazione, ma il paziente va seguito nel tempo. Proprio perché modifichi quegli atteggiamenti che lo riportino a uno stato di normalità, certo. perché poi il fegato torna in uno stato di Finché benessere. Si parla di steatosi, assolutamente sì. Quando man mano che si va avanti nella patologia epatica derivante da questo, come dicevo non accade in tutti, ma le persone in cui accade, poi tornare indietro è difficile, perché di terapie al momento farmacologiche ce ne sono poche, molte arriveranno perché c'è un grande interesse a livello mondiale nel trattare questa patologia sempre più frequente e ci sono molecole anche di ultima generazione, quindi arriveranno nei prossimi anni delle terapie, ma non far arrivare il paziente ad averne bisogno è l'obiettivo primario, secondo certo, me, ad certo, oggi. Certo, assolutamente sì. Senza parlare che questo comunque è un discorso che vale per chi è in uno stato di salute standard. Se abbiamo dei fattori come la pressione alta, come sempre, certo. l'obesità, eccetera, tutto diventa più, sì. più grave, più difficile, più da gestire velocemente, no? Considerate che il fegato grasso rientra praticamente in quella che viene definita sindrome metabolica, quindi è una manifestazione di patologia epatica di un alterato metabolismo, soprattutto dei glucidi, quindi si può associare a diabete, si può associare a obesità, si può associare a pressione alta, a colesterolo alto, che spesso, come sapete, sono problemi che vengono insieme perché uno è collegato all'altro. Certo. E quindi avere il fegato grasso dà un rischio in più di avere anche queste comorbidità nel corso del tempo. Quindi è proprio un campanello di allarme che va valutato chiaramente da chi si occupa di questo, anche per poter riconoscere l'inizio di altri problemi e intervenire precocemente. Esatto. E allora, quindi, la salute del fegato è importantissima? Assolutamente sì, sarò di parte, però assolutamente sì, perché il fegato, dicevo, è praticamente come se fosse la centrale termonucleare del nostro organismo. Se funziona male il fegato, tutto il nostro metabolismo è rallentato e spesso i sintomi che dà questo sono sintomi subdoli, quindi è un rallentamento, diciamo, anche da un punto di vista cognitivo, quindi il paziente magari si sente più stanco, sa, quella sonnolenza postprandiale, certo. sono tutte cose che si associano al fegato grasso e che sono sicuramente migliorabili con un intervento che si basa sullo stile di vita. Ecco, quindi seguiamo consiglio, miglioriamo un po' le nostre abitudini alimentari, ma soprattutto quelle di movimento, che salva moltissimo anche per non rinunciare sì. troppo. Ovviamente io vi rimando a una mail del dottor Liguori, antonio.liguori@guest.policlinicogemelli.it per ogni domanda aggiuntiva che sicuramente ci sarà, e avete tutti i riferimenti ovviamente sul banner in sovraimpressione. Dottore, io la ringrazio moltissimo perché abbiamo detto cose importantissime, come se fosse nocciolini, sì, 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 sì. sgranocchiamo popcorn, e magari l'aspetto per qualche altro approfondimento, perché appunto no, sempre no, sul tema. A disposizione anche delle persone che ci ascoltano. Grazie mille. Salutiamo insieme i nostri ascoltatori. Arrivederci, a presto. Alla prossima puntata.